tanti errori. Tantissimi. Buonasera a tutti, innanzitutto. Mandare il mister, perché onestamente mandare adesso l'allenatore, dopo tanti errori, onestamente mi sembrava veramente poco carino. È giusto che la società ci metta la faccia per tutti gli errori che ha fatto, chiedendo scusa a tutti, perché una prestazione del genere è incommentabile. Non si può parlare nemmeno di moduli, di giocatori, di rigore sbagliato. Qui non si è fatta una partita, non si è venuti a Cosenza per cercare di vincere la partita, che secondo me era ampiamente alla nostra portata, però i fatti hanno dimostrato di essere, che se siamo lì è giusto, perché il Cosenza ha messo sicuramente qualcosa in più, sia a livello tecnico che a livello mentale. Si è bloccata l'immagine? Non riesco a capire, sì, presumo di sì. Allora, c'è qualche problema nel collegamento via Zoom? Ci sono tantissimi, un'annata che si è fatta. Sentite, più che altro. Sì, adesso sì. Stavo dicendo, commentare gli errori in pochi secondi, onestamente, mi sembra riduttivo. Sono stati fatti errori di valutazione per quanto riguarda la rosa, sugli acquisti, sulla valutazione di tante componenti. È normale che se arriviamo a esonerare due allenatori su tre in un campionato qualche errore si è fatto. Però speravamo che con Grassadoni qualcosa si stava vedendo, qualcosa si stava riuscendo a fare, però nei momenti topici poi delle partite noi veniamo sempre meno. Questa è una storia che si ripete per tutti e tre allenatori, partendo da Massimo Oddo, che quando ha vinto con la partita con Cittadella non ci siamo mai ripetuti dopo. È capitato dopo la Reggiana con Breda. Ed è capitato due o tre volte con Grassadone che dopo una vittoria la squadra è sempre venuta meno a livello nervoso e mentale. Senti, Antonio, una domanda flash. Errori reiterati, io direi dal 15 agosto all'indomani della salvezza ottenuta a Perugia. Lì bisognava già, bisognava cercare di stravolgere tutto, nel senso di ricostruire, ecco, di ricostruire in modo forse anche radicale. Però a gennaio avete fatto peggio, perché con tutti gli errori, il 4 gennaio, dopo la vittoria di Reggio Emilia, il Pescara era fuori dai playout. Sì, vedendo adesso la stagione, è normale che si è sbagliato pure a gennaio, a livello non penso a livello di nomi di acquisti, forse potremmo fare qualcosa in più, però il mercato è stato difficile un po' per tutti. Pensavamo di aver fatto delle buone cose, però il campo ci ha detto qualcosa di diverso. Ecco, direttore, buon pomeriggio. Visto che è il secondo anno che si retrocede, forse effettivamente il Pescara era retrocesso sul campo ed è stato commesso l'errore di non ripartire da zero, almeno per l'anno prossimo in Serie C, di questo Pescara non ci sarà più nessuno. Purtroppo io vi dico che ci sono dei giocatori con dei contratti, è normale che i contratti vanno rispettati. Uno cerca di fare il meglio possibile, in un mercato comunque difficile, con una situazione di Covid che ha inciso tantissimo, ma non solo da parte del Pescara, ma da parte di tutte le altre società. È normale, noi pensavamo di avere uno giocatore importante, che purtroppo, soprattutto in quest'anno, non è stato all'altezza. Avevamo messo dei giocatori di grandissima esperienza che poi, tra infortuni e poche partite, non hanno inciso tantissimo, quindi la situazione poi la conosciamo. Ma al di là adesso degli acquisti che abbiamo fatto, siamo arrivati in un momento che potevamo veramente fare qualcosa di grandioso. Ma ripeto, ogni volta che dobbiamo fare il passo per cercare di tirarci fuori, la squadra si è muta meno a livello nervoso. Ed è questo è una pecca che non ci può essere in Serie B.
situazione che sentiamo da lì. È normale che lo zoccolo duro dà una mentalità ai nuovi. Non è che i nuovi possono dare una mentalità vincente a quelli che già stanno qui e sono qui da tanti anni. Purtroppo è mancato proprio questo, ma adesso dare colpe ai giocatori, dare colpe a questa squadra onestamente non mi va, perché i principali responsabili siamo noi società, sono io direttore e poi a cascare tutti quanti, quindi non mi sento in questo momento qua di dare delle colpe solo a loro, ma le dobbiamo dividere un po' tutti, diciamo che i miei errori sono stati al 90% e poi a cascare un po' tutti quanti, no? Mi aspettavo sicuramente qualcosa in più a livello di temperamento, a livello di nervosismo, ma non a livello tecnico, perché a livello tecnico la squadra è una squadra, secondo me, che ha dei valori, ma questo giochino ci insegna che si deve correre, si deve combattere, si deve aiutare, si deve fare la corsa per il compagno. Non ci possiamo sciogliere dopo il primo gol del Cosenza così rapidamente, senza mordente. E questa è stata la più grande sconfitta, perché non trasmettere queste a livello caratteriale queste componenti è stata la prima sconfitta da parte della società. Sono rimaste poche bandiere nel calcio, questo è poco ma sicuro, però aver preso 18/19 prestiti, adesso magari sbaglierò di qualche unità, è stato un grande rischio anche per questo. Bisogna poi aprire dei discorsi molto più ampi per quanto riguarda l'acquisizione di giocatori in prestito, però questo va un po' troppo distante a quello che bisogna dire, nel senso che a livello po' di bilanci, a livello di cose si devono fare tante considerazioni, c'è un indice di liquidità da rispettare e quindi i contratti pluriennali non è che si possono mettere dentro, è un discorso più ampio che purtroppo onestamente penso che la gente in questo momento qua non abbia voglia di sentire questo, però sono considerazioni che nel mercato vanno fatte e quindi c'è una strategia soprattutto per quello che deve essere un bilancio. E in mettere dei contratti pluriennali a giocatori che tra virgolette possono essere più giovani oppure giocatori di Serie C oppure giocatori che potrebbero fare che il Pescara può avere di proprietà, è normale che sono dei discorsi da affrontare diversamente. No, sono d'accordo Antonio, però creare così uno spirito di appartenenza è complicato. Massimo, lo spirito di appartenenza si ha quando c'è uno zoccolo duro e da quello zoccolo duro poi si forma tutta la squadra intorno. È che è normale che questi ragazzi, non è che voglio buttare la croce addosso, però la mentalità delle squadre la danno chi è stato qualche anno prima qui e sa come si va a pescare e come si deve lottare per questa maglia, questa che ha una tradizione importante. Quindi Deluso dallo zoccolo duro? No, ho detto che non do la croce addosso a loro, però sicuramente la colpa il 90% è mia, ma è normale che a cascata i primi colpevoli saranno sempre i giocatori, perché purtroppo e per fortuna vanno loro in campo. Ma Antonio Bocchetti l'anno prossimo ci sarà a Pescara? Ci sono valutazioni che bisogna fare col presidente, è normale che una batosta è retrocedere, è una brutta sconfitta per tutti, soprattutto in questo modo. Bisogna parlare, bisogna considerare tante cose, quanta colpa c'ha la costruzione della squadra, quanta colpa c'ha la società a costruire questa squadra, però è normale che, come ho sempre detto, il 90% delle colpe sono mie. Mi devo assumere sicuramente la responsabilità di tutto quello che è successo quest'anno, però mi aspettavo sicuramente qualcosa in più da parte di chi ha lavorato con noi, sicuramente sì. Parlo a livello tecnico di squadra. Posto?